Allora, ragazzi, io sono Gino, questa è una nuova parte di Pac-Man Sole. Siamo qua davanti al carrello della gara, ragazzi, che ho già battuto perché avevo già iniziato a registrare, però la fotocamera non mi ha registrato la parte. Comunque aveva una richiama l'allenatore, l'ho battuto con Dartrix, ma ho usato privazione, quindi ho perso il becco affilato nella battaglia. Non so se l'ho perso anche fuori, quindi rivediamo. Intanto la tua maestria copperizzata merita un riconoscimento, ecco, prendi. Wow, tutta questa lotta per un revitalizzante max e basta, ma mi prendi per il culo. Ci sono altri allenatori col potere Z, va bene, però Dartrix ce l'ha ancora. Ce l'ha ancora lo strumento, per fortuna non funziona come nelle lotte online e quindi lo strumento lo perdi solo durante la battaglia. Adesso possiamo uscire dal tunnel qui, dal tunnel Diglett, tanto ci becchiamo solo Diglett e Zubat come Pokémon, ho appurato che ci sono solo questi. E infatti ecco Diglett. E qua abbiamo l'uscita del tunnel. Adesso qua c'è già un poliziotto subito che combatte, però io voglio prima andare nella stazione della polizia a vedere se succede qualcosa. Tanto è quella là che è uguale a quella di Awoli. Se ti perdi consulta la mappa, la uso sempre anch'io, va bene, la uso anch'io la mappa, tranquillo. E con questo ci si può parlare? Qua c'è Snubbull. E quel tizio ci parla adesso. Ok, scusa ma sono in pausa, se non è urgente ripassa più tardi. E se dicessi che è urgente, no vabbè, non è urgente un cazzo, sono venuto qua soltanto per visitare. Amico, dai, combattiamo. Non è il tuo cartello, vieto di incrociare gli sguardi, per punizione ora dovrai lottare con me. Cioè, se devi vietare di incrociare gli sguardi è praticamente impossibile, qualcuno lo vedi sempre negli occhi. No, bellissimo che c'era l'animazione mentre correva, comunque Richard guardia. Manda Growlithe, di solito le guardie hanno sempre Growlithe, Arcanine. Comunque, meglio se qua switcho. E direi di mandare Rockruff, che anche in questa parte, ragazzi, non vedremo evolversi. Non so qual è il suo livello di evoluzione, non lo voglio sapere. Però è notte, quindi non si può evolvere perché noi abbiamo Pokémon Sole e si evolve soltanto di giorno. Quindi niente, intanto ci ha scottati con Rogodenti, questo non ci voleva, ci dimezza l'attacco. Ci dimezza l'attacco, ma noi proviamo lo stesso a fare roccia tomba. Vediamo quanto gli si leva da scottati. Beh, mezza vita e si droppa la velocità. Contropiede no, aia questa ci sciotta. E invece no, ok, non ci ha sciottati, per fortuna. Si vede che ha pochi PS quel Growlithe oppure il nostro Rockruff che ne ha tanti. Tanto un altro rocciotomba, abbiamo droppato anche la velocità e quindi. Ciao Negrowlite. Povero Rockruff. Si è scottato, ma la scottatura non è un problema perché adesso possiamo utilizzare il Poké Relax e curarlo dalla scottatura. E lo farò subitissimo perché non voglio sprecare bacche o scottature. Però non Dartrix. Dartrix, bravo, bravo, bravo Dartrix. Però devo fare con Rockruff. Usiamo il rimedio, ragazzi, qui non vede niente, lo so. Ok, ho guarito Rockruff dalla scottatura, possiamo andarcene. È molto utile questa cosa che si possono curare i Pokémon dagli status alterati così, senza sprecare niente. Non si può visitare con icone senza fare un salto al negozio dell'Ixia, alla comune dell'isola. Vende pietre fantastiche per far evolvere i Pokémon. Interessante, molto interessante. Di qua no, non volevo andarci in realtà. Qua ci andremo, Colle della Memoria, tra l'altro. Ci andremo più avanti, penso, però volevo andare qua. Riposano a stricare i Pokémon, tabulele a cui è dedicato il tempio, il vicino veglia su di loro. Ok, quindi là c'è un cimitero, non è soltanto dove abbiamo visto la prima volta, ma ce n'è anche uno qui. Intanto qua Reteball, c'è il pescatore, ci combattiamo perché avrà sicuramente Pokémon di tipo acqua o Magikarp. Che è sempre di tipo acqua, però Magikarp è un Pokémon a parte, perché tutti i pescatori di solito ce l'hanno, ma è un po' una merda, lo sappiamo tutti quanti. E invece no, ciao Cinciao. Bello pure lui. E noi abbiamo da Twix. Pronto a sparare una foglia di lama dritta dritta nel muso e farlo fuori. Dartrix, foglia lama. E goodbye, Cinciao. Non sembra esserci niente, però qua c'è una pietra a caso e lo sapevo io. Di solito quando mettono le pietrine così a caso ci sono sempre strumenti nascosti. Tra l'altro non si poteva manco usare Stoutland perché non c'era spazio. Comunque andiamo qua nella città. Eccola qui. Che cos'è quella roba là in mezzo? Uno stadio Royale? No, centro Pokémon. Qua c'è il Delibird. Questa scena tra l'altro si è vista pure in alcuni trailer. E quella là è Elixia col suo Probopass, penso. Cioè, perché è strano vedere un Probopass così che si muove. E sta parlando con Delibird, va bene. Non saprò mai cosa si sono detti. Esploriamo un po' la città. Allora, te. Aromi, questa qua vende gli aromi, quindi gonfiaromo, malaroma, sì, tutti quanti gli aromi, sì, esatto. Servono per far per bridare i baby Pokémon.
Vuoi che massaggi Dartrix? Va bene, dai, massaggio, magari trovi qualche strumento come succede in quarta gen. Abbiamo finito quello. Pokémon ti sei affezionato. Ah no, che fa affezionare, va bene. Questa dice. Oggetti esotici, pietre, ok. Vendiamo matti. Oh, questo qua vende MT. L'MT sono buone, c'ha gran fisico, veleno shock, doppio team, calcio basso, ombra di tigra, coda drago. Ah, un MT coda drago. Ah, già è vero. Boh, ora non ci compro niente, però gran fisico e coda drago sono abbastanza interessanti. Se mi mostri un tuo Pokémon posso dirti quanto ti è affezionato. Ti interessa? Va bene. E io ti voglio mostrare Snorlax. Perché Snorlax mi si deve per forza essere affezionato, dato che sei voluto per felicità. Ti sei proprio affezionato, si vede che è felice di stare con te. Ah ok, dici solo questo. Quindi questa qua penso serva per calcolare se un Pokémon ha massima felicità o meno. E vuoi comprare dei rimedi naturali o lo zaino pieno? Ok, non ti fidi, guarda, con ottima merce. Va bene, vediamo un po'. Quanto la vendi tra l'altro? Vitalerba 2800, un po' carucce. In realtà non lo so, forse sono il prezzo normale, eh. Andiamo qua dentro, sembrerebbe essere una ferramenta, non lo so. Ok, no, penso sia il negozio di Elixir perché c'è Probopass. Il Pokémon lettera per te, l'apri e la leggi. Caro Genius, benvenuto nel mio negozio. Hai appena conosciuto il mio fido Probopass. Mi aiuta sempre quando sono via. Per favore, raggiungimi al Tempio della Vita, a presto. E dov'è? Perché il Probopass se ne va via? Ora lo seguo, un attimino, prima parlo. Ah no, viene lui giù, uccida qualcosa. Probo, probo. Che cos'è? Una pozione è per me? Facciamo è per me? Pozione max? Ah, ok, sì. Boss, bravo Probopass. Ok, si è fermato lì e non ci fa passare. Salve, benvenuto alla gioielleria di Elixia. Gioielleria, pietra fuoco, pietra spuma, pietra idrica, pietra foglia. Qua si... Oh, al 3000 tra l'altro, manco così tanto il prezzo, eh. Qua sappiamo dove si prendono le pietre elementali. Chi lo sappia, Elixia non ha il ragazzo. Vabbè. Sto pensando, ogni volta che vedo tutte queste pietre preziose ci resto di sasso. Ci resti di stonno, ovviamente. Comunque no, per il momento le pietre non mi interessano perché non ho nessun Pokémon da far evolvere con le pietre. La nostra comuna si è fatta su anche un buon gusto. Bella visuale così. Il collo a memoria dei tempi della vita si trova nell'altra parte della città. Sì, lo so, li ho visti prima, ci devo andare perché mi ha detto Alexia di andare lì. Però prima voglio esplorare la città. Mi aiuta sempre a triturare tutto con unghie aguzze. Mi aiuta bravissimo a pescare perle e squame cuore. Ma quando si tratta di Pokémon tu la sua fortuna lo abbandona. Ci dai squame cuore? Sai, mi hanno detto che quando escono delle bolle dalle rocce di sott'acqua si possono pescare delle vere rarità. Sì, lo so, già l'ho provato. Questa porta porta da qualche parte. Ah, la porta che porta. Due gemelle, sono amico della mia sorellona? In realtà no. Non ti conosco chi sei e chi sei. Va bene, ciao, non sono un pedofilo, tranquillo. Tra l'altro questa qua ha Meo Alola e non Meo normale. È la prima persona in casa che vedo avere un Meo Alola al posto di un Meo normale. E comunque qua c'è una sorta di molo e c'è una nave. Una barca, una nave, un galeone, quello che è. Però non ci si può andare. Ok. Qua c'è il centro Pokémon, direi di farci una cappatina subito perché Dartrix va curato. Ok, che c'ha sintesi, però meglio curare al centro Pokémon. Chiedo se i Pokémon depositati nei box sono coscienti. Voglio dire, saranno svegli con consapevoli ciò che li circonda. O magari dormono dalla grossa tutto il tempo. Vorrei entrare anch'io in un box per scoprirlo. No, tranquilla, perché con il Pelago abbiamo scoperto che i Pokémon nel box si stanno su delle isole. Allora, qua vedo con brevettissimo questo lo Zed, ho superato la prova di Ibis, vediamo cosa ci hanno aggiunto. Ma a me sembra che non ci aggiungono mai niente, eh. C'è una ci sono le fifasfere, il miele forse ci hanno messo, non lo so. Però comprerei un po' di super repellenti. Vuoi fare altro per te? No, qua c'è un membro dell'Eder Paradise, vediamo, è un po' che ti ho trovato, mo sbaglio, avrei un lavoretto da fare su misure tecniche, che cosa vuoi? Ah, Passimian della giungla ombrosa, devo trovare Passimian, registrarlo nel Pokédex e farglielo vedere, ok. La vita di bambino è costantemente legata a quale Pokémon come segnala, ok. Questo qua e questa bambina. Pokémon chiude la confetteria per... Che dilemma, non so se fare evolvere il mio Poliwhirl in Poliwraff o in un Poliwot. Facciamo così, se mi dai uno Zubat te lo cedo. Ah, sì, ma è vero, ma si può fare anche da qui. Ma certo che sì! Ma sei serio? Mi dai un Poliwraff grande? Ecco qua Zubat, pensavo di non averlo caricato, non averlo catturato, ho detto what? Come mai? Io catturo sempre tutti i Pokémon. Quindi dai, facciamo sto scambio. Poliwraff per Zubat, un affarone ragazzi, un affarone. Politoed non è... a parte è Poliwhirl che ci dà, non penso ci dia Poliwraff perché Poliwraff è l'evoluzione. Comunque tra i due è meglio Politoed, mi sa che farò lui. Ecco infatti Poliwhirl ci dà.
Per Politoed però mi serve la roccia di re. E quindi ancora niente, non posso averlo. Polipoli. Vabbè che tanto non faccio evolvere questo qua in Politoed, prima devo bridare ovviamente. Anche perché mi fa schifo come soprannome Polipoli. La Game Freak e i soprannomi. Ok, abbiamo Poliwhirl registrato. Vive anche sulla terraferma, ma preferisce stare in acqua dove ha meno nemici naturali. Hai capito, fa la bella vita senza i suoi nemici. Il mio Poliwhirl ha un Idrium Zeta, ma va bene. Stufull non dice niente, va bene. Abbiamo parlato con tutti quanti al centro Pokémon, penso di aver fatto tutto quanto. Manca questo Karateka e la zona è là. È un esperto Pokémon tipo roccia, Helix non è facile, un tipo... va bene, ok. Il tipo roccia è pieno di Pokémon super efficaci contro il loro comunque. E questi Pikachu? Intanto qua c'è una cellula Zygarde. Grazie mille. Mi sa che è tipo un gioco di memoria. Pikachu. Questi Pikachu è un'invasione di tenerezza. Sono così contenta che voglio regalarti questo Pikachu un Zeta. Così. Grazie. Se vuoi insegnare la mossa Logo una volta a Pikachu, torna a parlarmi. Ti auguro una buona Pikalotta con il potere Zeta di Pikachu. Perché mi sa tanto che per usare la mossa Zeta di Pikachu serve il Locomolt, appunto. Permette di consentire a una Pikachu di trasformare la mossa Locomolt in una mossa Z. Va bene. Qua che cos'è? Uno strumento? Dammelo subito. Un Evol Condensa! Attenzione l'Evol Condensa, ragazzi. Questa qua la si dà subito. La si dà subito a Charjabug, che è già resistente di suo. Gli si dà questa Evol Condensa e quindi resiste ancora meglio. Tra l'altro Evol Condensa è buona, 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 buona. Ma anche in competitive è buona. Ok, di qua c'è qualcosa che non abbiamo visto? No, sembrerebbe non esserci niente. Quindi possiamo andare dove eravamo, a quella specie di cimitero che ci hanno detto che sta in qua. Ok, allora, qua si sale le scale, ovviamente non con il nostro coso. C'è un'allenatrice, ci combattiamo subito. No, non è lei che vuole... Chi è che vuole combattere allora? Dall'altro lato quel bambino, ok. Qua c'è un Rockruff. Questo qua combatte. Sta vedendo cos'è? Perché sta la fede gigante? Volevo andare a visitare il Tempio della Vita, ma prima ho tempo per una lotta. Anche noi stiamo andando lì al Tempio della Vita. Bisogna incontrare Alixia. E magari vedremo anche Tapu Lele. Chi lo sa, ragazzi? È il protettore di quest'isola e sta in quel tempio, quindi potrebbe essere. Tanto Umbreon, Nishik Ball. Ne abbiamo Dartrix. Fufu! Potrei dargli l'Erbium Zeta. E mi sa che glielo do. Sì, dai, glielo do per la prova contro Alixia, l'Erbium Zeta, al posto del Beccafilato. Se almeno si fa... Madonna, Umbreon però è resistentissimo. Siamo a livello 29 e lui 23. Ha retto così bene la spennata. Abbiamo mosse troppo deboli, secondo me, su Dartrix, ora come ora, eh. Ci servirebbero delle mosse più potenti. Ah, ci ha confusi, non sto manco a rischiare, mando in campo Crabrawler. Vai, Dartrix ritorna, tocca a te, Crabrawler! Finta, non ci leverà niente. E andiamo di breccia. Umbreon esplode proprio, ciao. Tra l'altro è azzeccata la scelta di Umbreon nel cimitero, bella scelta Game Freak. Crabrawler sarà a livello 28. Dartrix al 30. Snorlax al 29. Oh, proprio tutti salgono oggi. Ok, andiamo di qua, sfidiamo sto bambino e prendiamoci quella Pokéball. I Pokémon che stavano qui staranno dormendo, lottiamo in silenzio. What? Come fai a lottare in silenzio? Che cazzo vuol dire? Tullio Bimbo, tra l'altro, ha due Pokémon. Jigglypuff, va bene. Jigglypuff, Jigglypuff. Jigglypuff, Jigglypuff. Ok, basta. Dartrix, foglia lama. Madonna, one shot. Umbreon aveva tanta difesa, sto coso invece no. Washi sarà al 29, so fiero del Washi, il prossimo è Ledian. Ledian lo voglio far battere da Rockruff. Nostro cagnolino roccioso contro un coleottero. Rocciotomba, basta e avanza. Lui è più veloce, fa salvaguardia, ma non ti serve a niente perché non ho mosse di stato, quindi boom, crepa. Ciao Ledian, ciao. Lo strumento cos'è? Una neuropietra magari?
Velopuron, ok, se è quello che per scacciare i Pokémon selvatici, mi pare. Vabbè, è utile se non vuoi usare il repellente. Non c'è niente, questa qua è ovviamente le donne vestite con le tende, non possono mai mancare. Eccola qua, si chiama Annette Madame. Banette, no, a Confi. Si chiama Annette, poteva avere Banette. Invece no, Confi. Che è un tipo folletto. E noi per il folletto in realtà cosa ci sa? Non abbiamo niente super efficace sul folletto con nessuno, quindi posso andare semplicemente di foglie lama qui. Dolce bacio, ma Dartrix evita, ragazzi. Quel Confi vuol dire che ha l'abilità triage, prima cura, mi pare in italiano. Oh, ancora che evita Dartrix, ma chi sei? Sei un ninja? È viva, non ci credo, rimasta con uno. Ricarica tot. Ma perché gli allenatori normali usano le ricarica tot? Foglie lama, no, no, qua gli devo dare l'Erbium Z a Dartrix perché sennò con foglie lama non si leva mai niente. Mai niente. Fagli un crit, Dartrix, dai, che si ripiglia pure vita con dolce. Ah no, dolce bacio è quella che ti addormenta, no, confonde. Ok, pensavo fosse Draining Kiss, invece no, è un altro bacio quello. Sbaglio sempre, me li confondo. Dartrix, te sei forte e non ti colpirai da solo. Lui fa crescita adesso. Ah, allora vuol dire che è più veloce di noi, non è l'abilità. È proprio più veloce. Vabbè, intanto grande Dartrix si libera dalla confusione subito. E Confi fa cascare la sua collana di fiori. Rockruff sale a livello 28. Abbiamo sconfitto Annette. Adesso glielo diamo, ragazzi. Gli diamo l'Erbium Z. No, non il Pyrium, l'Erbium su Dartrix. Scambia gli strumenti. Perché Dartrix qua non riesce più a shottare con la sua foglie lama, troppo debole come mossa. Vediamo un po' nell'erba alta se si trova qualche Pokémon interessante. Trova Gastly, vabbè, allora niente. Skippiamolo. Oh, c'era una Pokéball, ho fatto tutto sto giro per più a quella, alla fine non l'ho manco presa. Ok, va bene. Ah, dall'altra erba devo passare, ecco. Qua lo posso usare però. Ma quella è del Team Skull o sbaglio? C'è una del Team Skull. Essere un ribelle non è certo un bombiglio. Ah, è una ribelle normale o fa parte del Team Skull questa? È una ribelle normale, ma è identica a quella del Team Skull. È un Ariados. Va bene, 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 abbiamo una spennata. Dartrix, vai. Spegniamolo. Furtivombra. Ariados impara Furtivombra, non lo sapevo. Anche se in realtà Ariados era sicuramente più veloce di Dartrix, però vabbè, ha preferito usare una priority da potenza base 40. Cavoli sua, l'abbiamo shottata con una spennata, manco becca affilato. Normale, proprio così, scialla e si è sconfitta. Ok, e adesso possiamo andare avanti. Oh, Farabutti, non potete portare via quel Pokémon, ridatecelo subito. Io basta la creazione urlare, mi fa venire mal di testa. Con i Pokémon faremo soldi a palate, se non vi sta bene facciamo a manate. Slow! Occupatene tu e vedi non fallire, la direttrice non sarebbe affatto contenta. Che capo, parla bene lei, se ne sta lì e manda avanti me. Mia cara, io sono la fondamenta, il pilastro della fondazione Edel. Non sia mai mi successe qualcosa, crollerebbe tutto. Oh, un baldo allenatore, capiti a proposito, vieni qui, affronta questi manigoldi di Mscal. Se riuscirai a sbarazzarne di loro, sarai ricompensato profumatamente. Ok, va bene. Dai, come on, combattiamo. Lotta in doppio multipla o uno contro uno? Team Skull. Uno solo, va bene. Che ha un Raticate Alola. Bello panzone il Raticate. E non sono sicuro di shottarlo con nessuna mossa, quindi ragazzi, non sapete cosa facciamo? Potere Z. 100 base di potenza e basta la mossa Z tipo erba che abbiamo qua. Perché è una potenza... Ha una potenza bassa, fa foglie lama. Comunque, Floriscoppio deton... No, com'è che si chiama? Non mi ricordo. Vediamo un po'. Floriscoppio sfolgorante. Bloom Doom, molto più bello in inglese. Però guarda, guarda Dartrix quanto è figo quando fa così. E arriva l'esplosione d'erba addosso alla Raticate Alola, che mi sa che non la regge. La retta invece. E usa Iperzanna, ci di mezza EPS, va bene. Raga, lo so, dobbiamo avere delle mosse tipo erba più potenti. Troppo debole questa. Floriscoppio
Troppo, troppo debole. Tanto il tuo Raditz gli tenendo KO. Mi spiace, però finché non avete il potere Z pure voi, fate abbastanza schifo. Chargeback sarà a livello 28 e non sconfitto la recluta. Piccolo ma tosto. Yes. Che assurda situazione, mi deve mettere una depressione. Io che, e chi lo vuole il vostro Pokémon? Riprendetelo, tanti saluti. Ah, grazie al cielo. No. Ti ringrazio di cuore. Prego. È eccellente, valente allenatore. Stai facendo il giro delle isole, rendo onore alla tua abilità. Il mio cuore è in preda all'emozione. Vieni a incontrare il mio resort a Nuanu quando avrai superato la grande prova di Akala. Da lì ti condurrò in un luogo molto molto interessante e ti mostrerò qualcosa di eccezionale. Grazie per il mio aiuto, sono riconoscente. Non so cosa avrei fatto senza di te. Grazie a te di nuovo e buona fortuna per il tuo giro delle isole. Ok ragazzi, questo qua se non sbaglio si chiama Decio comunque e ci porterà sicuramente a Leather Paradise una volta finita. Allora, quella là è una cellula Zygarde. Non si può salire da qui però. Erba nuova. Dimmi che si trova un Pokémon diversi. No, Wingull, vabbè. Sono due stradine. Qua c'è il pescatore, ma ora non c'ho voglia di combattere. E qua c'è un MT Sanguisuga. Buona perché da 20 kg di potenza base l'hanno fatta passare a 80, se non sbaglio. Quindi è molto molto buona come mossa. Tra l'altro ne imparano un sacco di Pokémon. Oh, il Karateka qua ci ha beccati. C'è di Fiorenzo. E manda in campo anche lui Ariyama, così come quell'altro. Dartrix, come on. Famo Yerculo. È un livello 24, però io prima farei una sintesi. Farei una sintesi, così almeno recuperiamo vita, senza usare pozioni né sprecare niente. E boom, quasi full vita. Ci ha usato Tifone. Ah, ok, grazie. Mi mandi in campo Wishiwashi. Non so quanto ti sia convenuto, perché Wishiwashi è Wishiwashi. È stra OP. Ti fa il culo lo stesso. Mossa Z. Idrovampata. Idrovortice abissale. Vai. Eccolo, il Wishi ragazzi. È pronto. Il potere Z lo circonda. Usa una mossa Z e vai. Idrovortice abissale. Eccolo lì, lo porta sott'acqua. Si carica e forma un vortice. Ariyama non può niente. Mi dispiace, panzone. Lotta tra due Pokémon lenti da Trick Room, ma niente da fare. Ariyama va giù e da Trix dal 31. Abbiamo sconfitto Fiorenzo, Florenzo qui. Con quelle ciglia così. Comunque noi bisogna andare ancora più in su. Però abbiamo beccato un pochetto monsta e questo pochetto monsta è un Wingull di nuovo. Saliamo. Qua in teoria dovremmo avere la grande prova. Ehi, aspetta, questa è Plumeria. Quindi sei tu il ragazzo che parla Veridio. Non mi sembra niente di speciale. Cosa vuoi? Io sono Plumeria. Sono l'ufficiale del Team Skull, anche se mi sento più una babysitter. Come avrai notato, i miei compagni non brillano proprio per intelligenza, ma possono contare su di me. Non lascerò che qualcuno faccia loro del male. Piantali mentre ci passo tra le ruote, scocciatore. Così. Si parte a bomba. È la prima lotta che facciamo contro Plumeria, ragazzi. La prima lotta contro Plumeria, ufficiale del Team Skull, ha due Pokémon. Golbat, che abbiamo già visto anche nella demo. Che purtroppo dobbiamo combattere soltanto con Rockruff e con Dartrix si facciamo poco e niente. Quindi Dartrix non è proprio il top del top. Ma andiamo Rockruff. Lui vediamo cosa ci fa. Ci fa Erasoio. Tra l'altro è una mossa speciale, quindi inutile. Perché Golbat è fisico. E noi andiamo di Rocciotomba. Lui usa Erasoio di nuovo. Colpo tra l'altro. Rocciotomba. Se non basta shottarlo lo rallenta. Infatti è così. E adesso possiamo sconfiggerlo. No, è comunque più veloce. Quanto minchia sei veloce Golbat. Ci ha confusi però. Così come Dartrix. Anche tu non ti colpirai da solo. Vero Rockruff? Bravo Rockruff. Così si fa. E Golbat va giù. Mi dispiace Plumeria, ma già siamo 1-0. Crabrawler sarà a livello 29. Vuole imparare Rivincita. Al posto di inseguimento, sì. Tra l'altro impara tutte mosse tipo lotta e tipo buio sto coso. La prossima sarà Salandit, io non cambio nemmeno. Continuo con Rockruff. Rocciotomba.
Lui fa veleno gas, non ci fa molto. Non... Ah già, non ci fa molto perché è la mossa che avvelena diretto. Siamo avvelenati e confusi. Ma la confusione la oltrepassiamo e dovremmo shottarlo. E infatti è così. Bravissimo Rockruff. GG. Wishy sarà al 30. E vuole imparare sub. Al posto di riduttore almeno abbiamo una stab di tipo acqua fisica. Ok che ci mette due turni. Però sempre meglio di niente. Tusk. Tomba tutto. E sei uno che si è fatto il suo. Ma la prossima volta che mi capiti di tre piedi vi farò vedere cosa sono capaci. Va bene. Il più della vita, ragazzi, è qui. Ci andiamo nella prossima parte, perché questa qua già è durata tantissimo. Abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo esplorato tutto il cimitero, tutta la città. Abbiamo battuto il Team Skull, abbiamo fatto la conoscenza di Decio. Quindi per questo vi è tutto. Se vi è piaciuto, mettete il post su Facebook, Instagram, TS3, la canzone in descrizione. Domani nuova parte di Pokémon Sole. Stasera diciamo mettere un nuovo video. Ciao ragazzi.